Ciao a tutti e bentornati alla nostra partita con l'impero coreano. Come vedete, ormai l'Asia è quasi completamente conquistata. Quel quasi è perché ci rimane da battere la Turchia. La Turchia che è una delle principali potenze mondiali, anzi la terza potenza mondiale. Ed ecco lei che ci sbarra la strada verso l'Europa. Le cose stanno andando abbastanza bene in Russia, nella parte di Russia occupata dalla Turchia, che Natale aveva strappata, credo, all'Ucraina. Stanno andando benino in questa zona, nella zona del Caucaso, dove stiamo avanzando, grazie alle tutte le truppe che riusciamo a produrre tra l'Armenia e l'Azerbaigian, anche se c'è qualche buchino lasciato indietro qua. Mi ricordo subito di reclutare, perché altrimenti... Oh, qua però possiamo prendere veramente poco, pazienza, perché questi sono territori che erano russi. Facciamo pure coscrizione, così li mandiamo tutti insieme, perché lì, qui di truppe ne hanno ancora tante. Perfetto. Immagino che qui potremmo reclutare poco, lasciamo stare. Mentre va un pelino meno bene nella zona dell'Iran, perché in Iran loro hanno veramente tante truppe e questo purtroppo non aiuta. Qua io direi di reclutare, tanto... Così evitiamo che si espandano e tanto comunque sono territori dove avrei voluto... Sono poi truppe che potrò utilizzare perché sono assolutamente vicine. Oh, benissimo. Quanti reclutamenti. Va molto meno bene, come potete vedere, in Iran, dove loro hanno un buon numero di truppe. Facciamo un po' di coscrizione, va? Così magari riusciamo a strappargli qualche territorio. Hanno un buon numero di truppe e quindi questo ci sta dando qualche grattacapo di troppo, ma vediamo se riusciamo magari a fare qualcosa di meglio. Queste le mandiamo lì, voi avanzate verso nord in questo punto, qua magari reclutiamo anche qualcosa, anche qua con coscrizione, li mandiamo verso di qua e voi invece vi dividiamo. Vedrete tra poco che purtroppo invece va molto molto meno bene in Africa. Adesso fatemi finire di mandare le truppe da questa parte, che così se riusciamo a completare il tutto direi che potrò concentrarmi sulla Turchia. Dicevo, va molto molto purtroppo meno bene in Africa. Ah, queste truppe sono rimaste lì bloccate, allora venite di qua, va. Io direi magari voi di non muovervi tanto, puntare più che altro sul raddoppio di queste truppe, di modo da, ok, potersi spostare in qua, reclutare un po' di truppe anche qui. Ah, qui tra l'altro purtroppo ne abbiamo, ce ne sono tipo un 3000 che sono lassù che aspettano, quindi qua ci tocca reclutare tutto quello che possiamo. Ok. Tu vieni verso nord, giusto per prendere quella provincia. Lì il mio interesse lì è solamente fare muro, nient'altro. Ok, qua dobbiamo mandare tutte le truppe che ci sono lì, perché purtroppo qua ce ne sono tante. Come potete vedere, la... per quanto riguarda invece l'Africa, i problemi sono grossi. Quanto possiamo reclutare qua? Questo potrebbe risolverci tantissimi problemi, il fatto di poter reclutare in quel punto. Fantastico, perché si vede che quella provincia l'abbiamo già iniziata a convertire. Oh, benissimo, questo mi aiuta tantissimo in realtà. Convertiamo un poco. Perfetto. Ecco cosa serve convertire province, ad avere più base arruolabile. Ok, perfetto. Qui ne stanno arrivando altre. Qui stanno arrivando navi, truppe che speriamo rapidamente ci permettano di venire ad occupare l'Egitto. Bene, direi che abbiamo mosso tutto. No, col cac, dobbiamo ancora muovere in Europa. Ah, esatto, stavo pensando. Ma te, da lì, muoviti a qui. Così vieni ad aiutarmi in Egitto. Potrebbe essere un'idea. Tanto quassù, direi che tanto dovremmo altrimenti tenere queste truppe tutte lì. Tanto vale. Tu vieni a sbarcare. Tu anche vieni qui, così vieni a dare una mano. Voi muovetevi in tutte le direzioni. Se tutto va bene, credo che per quanto riguarda quantomeno questa zona, la guerra dovrebbe essere abbastanza facile. Abbiamo veramente tante, tante, tante truppe. Credo che, obiettivamente, dubito che loro abbiano grosse possibilità di poter riconquistare tanti territori. Insomma, guardate quante ne abbiamo che marciano verso sud. Queste sono tutte le armate che avevano raggiunto l'Occidente, proveniente dalla Russia,
e si sono tutte concentrate dove dovevano concentrarsi, per dirla molto facilmente. Quindi la Russia dovrebbe tornare a cadere in poco tempo. Questi li abbiamo divisi. Direi di dividere anche loro, giusto per continuare a conquistare truppe. Bene, direi di andare avanti. Vediamo un po'. Lì schiacciamo, bene. Perfetto. Ok. Benissimo. Bene, bene, bene. Forse abbiamo sfondato le loro difese principali. Bene, la Russia sta cadendo. No, purtroppo ne avevano ancora. Questi li annientiamo. 6.000. Meno male che ne ho altri 6.000 lì. Mi sono fatti annientare, quindi non abbiamo mosso niente, ma pazienza. Ci sono questi 2.000 qui che a me non dispiacciono per nulla. Tu vieni a unirti. Tu a questo punto continua la tua marcia verso l'interno, non so cosa dirti. Proviamo a vedere se quelle truppe che erano qua si sono spostate. Qua tra l'altro reclutiamo con coscrizione. Perché queste truppe ne abbiamo decisamente più bisogno e le mandiamo anche loro verso sud. C'è stata una rivolta da qualche... Minchia, minchia, quanti ribelli. Ogni volta. Va bene. Così dovrebbe essere molto facile farli a pezzi. Perfetto, non guardo neanche più. Vabbè. Mi sembra abbastanza inutile. Quelle 8 moriranno, ma pazienza. Qui si stanno riunendo. Ora, torniamo a noi. Ci metterò un turno in più, ma preferisco a questo punto farle avanzare compatti. Così almeno non dovrebbero esserci grossi problemi. Qua ne abbiamo un botto, purtroppo. Dividiamo in due queste armate. Questi 1120, speriamo che riescano a marciare in quella direzione. Tu vieni giù ad occupare anche quello. Perfetto. Tu vieni verso sud. Tu vieni verso sud. Anzi, vieni a Sebastopoli, va. Così magari ci uniamo quelle truppe. Oh. Tu direi che puoi dividerti per permetterci di conquistare tutto. Qui abbiamo 1,5 milioni di truppe. Ok, vediamo intanto di ricompattare un po' le armate. Tu marcia verso nord, tu marcia verso Sendai. Perfetto. Marcia verso di qua, tanto obiettivamente è inutile tenerti lì fermo. Qui siamo. So che sono fermo, me ne rendo pienamente conto che sarebbe forse più utile spostarle quelle truppe che sono qua ferme, ma voglio aspettare le altre, perché il fronte per ora è abbastanza compatto e proprio rischiare di vedermi piombare addosso un esercito da 10.000, non ho tanta voglia. Perché poi finché sono abbastanza compatti non dovrebbe esserci grossi problemi nel salvarlo. Se peggiorano, ovviamente le cose diventano molto più complicate. Qua ci sono un botto di truppe sparse, sono quelle che avevo arruolato per evitare di far scappare la loro spedizione in profondità, ma direi che non servono più. Le possiamo mandare ad unire tutte insieme. Tu vieni di qua, tu vieni qui, tu vieni... No, tu annulla. Perfetto, prima che mando 9.000 uomini che lì mi servono come il pane a morire da qualche parte inutile. Perfetto. Direi a questo punto di... Boh, mandiamone un pochettino solo lì. E direi che quelli lì li fermiamo. Tu puoi venire... No, vieni qua allora. Direi che questi qua per ora li fermiamo perché voglio poi avanzare in maniera abbastanza compatta lungo la Turchia, appena avrò chiuso un po' di altri fronti. Molto bene, qua ci stiamo muovendo da tutte le parti. Tu direi che provi... Ah no, sì, in effetti lì non hai nessuna utilità. E tu direi che provi ad avanzare in Egitto. Devo reclutare ancora qualcuno. Dopodiché... Perfetto.
Dopodiché spendiamo qualche soldo in assimilazioni. Così magari diminuiscono anche un po' le rivolte. Oh, benissimo. Primo. Oh, qui ci hanno annientato loro. Perfetto. Oh, primo tentativo di contrattacco. Oh, stronzi. Cazzo, non riusciamo a passare neanche per sbaglio lì, eh. Benissimo. Grosso delle loro truppe le abbiamo beccate col grosso delle nostre. Benissimo. Ok. Direi che l'Iran ormai è stato liberato. Perfetto. Oh, siamo anche entrati in Egitto dall'altra parte. Qua purtroppo ci annienteranno, ma pazienza. Ti stanno scendendo verso sud e stanno seguendo queste linee. Là lì stanno seguendo il corso del Nilo. Torniamo pure in modalità politica e vediamo di fermare sti ribelli. Andiamone un po' in tutte le direzioni. E se tutto va bene, i ribelli moriranno. Queste 8 che avevo a nord le ho mandate a sud. No, quelle qua, perfetto. Ok, tu vieni verso sud. Ormai credo che lì non ci sia più niente da dire. La vittoria in questo punto dovrebbe essere completa. Tu spostati qua, ma non per altro, ma perché temo un pochettino che magari qua ci possa essere ancora un'armata nascosta. Dubito, perché secondo me l'avrebbero già spostata. Però, sapete, uno non è che si fida sempre. No, vieni adesso, va, che facciamo un pochettino più in fretta. Tu vieni qui. E tu vieni a Ismail. Concentrati lì, anche tu. Poi quelle truppe le riuniremo e le faremo marciare verso sud. Qua si stanno imbarcando. Tu vieni anche tu a Odessa per imbarcarti. Vediamo se mi riesci a liberare quel luogo. Perfetto, fantastico. Qua dovremmo stare occupando tutto. Ok, qua dovrebbe essere tutto abbastanza fattibile. Tanto questi marciano verso nord. Quindi grosse altre direzioni non servono. Direi a questo punto che almeno qua giù a sud possiamo riprendere l'avanzata. Tanto inutile aspettare ancora. Perfetto. E anche voi a questo punto avanzate almeno di una casella, per così dire, verso nord. Stanno arrivando altre truppe. Ce ne sono 1176 in arrivo. Voi venite sul Cairo e voi venite su Ras Gadib. Tu vieni a liberare Tobruk. Ah, cazzo, lì però non ho più reclutato su Bengazi. Qua qualcosina riesco a reclutare. Meglio di niente. Faranno quel minimo di difesa che proveranno a dare. Il problema qua è in realtà. Sì, e non ne ho proprio poche qua. E qua loro invece sono venuti giù con un bell'esercitino. Oh, qui ne ho qualcuno in più. Perfetto. Ok. Turno successivo. Intanto vediamo di far fuori i ribelli. Ok, e questa l'abbiamo finita. Oh, benissimo. Annientato esercito. Annientata Turchia. Russia turca, ce l'ho fatta pronunciare. Perfetto. Ok, guardate come avanziamo bene. Direi che secondo me nel momento in cui riusciamo a rinchiuderli semplicemente lì, è vero che loro hanno un botto di truppe perché possono arruolare, sono nella loro capitale, però hanno fatto qua la cazzata di dividere l'esercito. C'hanno ancora quello lì grosso, ma noi ne abbiamo uno da 344 e loro invece non dovrebbero più esserci di grossi problemi. Noi qua continuiamo ad arruolare, giusto per rendergli le cose un pelino più difficili. Ma questo esercito di 344 e questo qua di 920 che arrivano da nord dovrebbero porre fine al problema. Tu vieni qua. Tu vieni verso qui. Ah, tu continua ad avanzare. Che magari tra un po' ritrovi anche i tuoi alleati, eh. No, vabbè, voi venite tutti qui perché tanto qua non ci sono più truppe.
Allora, tu dividiti. Tanto secondo me lì quello che avevano l'hanno mandato dall'altra parte. Quindi al Cairo. Oh, vabbè, le truppe che arriveranno qua le useremo poi per... che sbarcheranno, le rimbarcheremo e le andremo verso la Turchia. Che dobbiamo fare? Tu unisciti. Tu vieni qui. Voi continuate ad avanzare in quella direzione. Qui si stanno riunendo un po' tutte, ma direi che a questo punto aspettiamo e poi le muoviamo tutte insieme. Vabbè, tu vieni verso di lì, tanto ormai. Tu mandane metà e metà le mandiamo qui. Voi vi mando verso il cuore della Turchia, così non devo muovervi veramente tutti i turni possibili e immaginabili. E per ora rimaniamo fermi da queste parti. Voi vi dividete e se tutto va come previsto, dovremmo riuscire a chiudere questo scontro. Ultimo pezzo di Russia turca da conquistare. Qui riuniamo le truppe che poi le mandiamo a sbarcare in Turchia. Perfetto. Le mandiamo tutte al porto in modo da poi poterle caricare sulle navi e imbarcarle dall'altra parte. Molto bene. Questi 1289 qui cosa fanno? Niente. Oh, muoviamo su Erzurum. Turno successivo. Oh, finalmente si passa al contrattacco anche qui. Ma loro pian pianino stanno arrivando, eh. Oh, si sono riconnessi finalmente. Siamo entrati ufficialmente in Turchia. Meno, siamo ancora nel Kurdistan lì almeno, però nella zona più a sud siamo già in Turchia. Boh, chiusa questa guerra. Perfetto. Perfetto. Ora, adesso tra un po' iniziamo anche a convertire qualcosa, perché qua qui stanno riunendosi truppe e questo va bene. Però bisogna sbrigarsi un poco. Ah, vedete che adesso diventa tutto molto più fattibile adesso che abbiamo i territori connessi. Perfetto. Possiamo riprendere l'avanzata. Io credo che loro e le loro truppe le abbiano tutte sacrificate nella difesa dei confini. E ora rischiano veramente una morte brutta. Voi venite a sbarcare. Venite qua, va. Così magari proviamo a prendere l'Europa. Lì ci siamo già. E voi a questo punto venite ancora verso di qua. Dividetevi in due tronconi, direi che Asiut, questi 85 continuano la loro marcia folle. Mandiamo 400 e gli altri 1000 li facciamo marciare verso sud. Perfetto. Cercate di bloccare la strada in questa direzione. Voi in questa. No, ho sbagliato. Oh, che pirla. Non ho dato. Ho dato il turno successivo invece che l'ok. Benissimo. Non credo che abbiano più soldi. 3000 ne avevano ancora lì. Hai detto niente. Però l'Egitto è praticamente caduto. Perfetto. Ora. Vieni ovviamente anche tu lì. Tu vieni anche tu in Europa, così dovremmo riuscire pian pianino a riconquistare tutto. Qui ne avevano ancora un botto, eh. Bisogna intercettarle e massacrarle. Tu vieni verso Ankara, fammi la strada dritta verso Ankara. Anche tu vieni pure verso Ankara. Ok, tu dovresti arrivare via mare, così gli tagli la strada dall'altra parte. E tu per ora rimani fermo lì perché ho paura di un contrattacco. Anzi, fai una bella cosa, dividi le truppe, va. Proteggi quel fianco. Questi 6000 li facciamo venire a sbarcare qui. Questi 4800 li facciamo venire a sbarcare qui. Perfetto. E voi, boh, voi vi terrei qua, dai, così. Quando poi ci sarà da attaccare da quelle parti, le abbiamo già. Intanto spendiamo un po' in conversioni. Anche perché quando annetteremo la Turchia, e sono sicuro che succederà,
Ah, oh, un'altra ribellione. Mi sono rotto i coglioni delle ribellioni in Cina o in come si chiama? O nella vecchia. Ok. O nella vecchia Russia. Faccio coscrizione, così se tutto va bene la chiudiamo già questo turno. Eh sì, oddio, qua ce ne abbiamo solo 80, ma. Non le vedo o non me le sta reclutando? Ah no, stavo cliccando nel punto sbagliato, temo. Perfetto. Solo che quelli sono un po' lontani. Non credo che riusciremo ad annientarli già questo turno. Ma pazienza, torniamo a noi. Qua siamo già tutti in movimento. Qui no. Qui devo ancora muovermi. Ok, concentriamo le truppe. Stiamo risalendo il Nilo per cercare di strappare quel poco che questi hanno ancora. Tanto questi sono tutti i territori della Tanzania. Magari dopo proviamo a fargli un ultimatum. Appena scade. Non so quando scadrà il nostro accordo di pace con la Tanzania, dovrei vedere. Che poi non è più l'accordo di pace a questo punto, ma è semplicemente il risultato dell'ultimo ultimatum in cui gli abbiamo strappato dei territori. Cosa che ci renderà, secondo me, molto più facile cercare di ottenere altro. Ok. Marciate pure. Voi cercate di occupare lì. E vediamo se questi 85 riescono a dare il colpo di grazia. Perfetto. Turno successivo. Vabbè, i ribelli mi indicheranno. 5.000, meno male che li abbiamo concentrati. Perfetto. Ok. Oh cazzo, ne avevano ancora tanti. Ne hanno ancora 1220, ma verranno fortunatamente annientati. No, purtroppo lì lo sbarco è fallito. Quell'attacco anche. Stanno riconcentrando truppe. Stiamo vincendo. Forse ce la facciamo in Egitto, eh. Ok. Vieni verso sud, tranne un piccolo gruppo che lo mandiamo lì. Queste le mandiamo ad unirsi, ma non per altro, ma perché vorrei evitare che ci sia qualche sorpresa lì in mezzo. Ok. Il nord l'abbiamo conquistato, riuniamo tutte le truppe. Perfetto, e poi le mandiamo in guerra verso laggiù a nord. Questi qua gli facciamo un bel muoviti a qui. Così li prendiamo alle spalle. Questi 3.000 li mandiamo lì, voi venite a sostituirli. Purtroppo ci abbiamo più poche truppe, meno male che ne stanno arrivando. Buttate dritti anche voi su Ankara. E voi qua fermi, venite pure. Perfetto, qui si stanno tutti muovendo. Vieni qua, va bene. Qui dovrebbe esserci lo sbarco in atto. Abbiamo altro da fare? Sì, spendere un po' in conversioni. 159.000 adesso guadagniamo. Madonna, quanto guadagniamo. Turno successivo. Dai, l'ultima vera difesa organizzata in Egitto. Sbarco. È rimasta una provincia in Egitto, che in realtà è la nostra, tra l'altro, ma. Ci siamo mossi così poco? Ah, partiamo dall'Egitto, va. Che è il punto un pochettino più complesso. Che forse finalmente abbiamo chiuso. Voi vi manderei qui. E voi anche. Perfetto, voi anche. Così, riuniamo tutte le truppe. Ah, guarda queste qua dove cazzo sono arrivate. Muoviti a qui. Perfetto, qui si stanno muovendo, quindi direi che possiamo riprendere tutte le avanzate.
Voi venite qui, fantastico. Sto lasciando un buchetto in mezzo, me ne rendo conto, però spero che non mi ci si vadano proprio a cacciare dentro, perché sarebbe veramente da stronzi riuscissero a fare una roba del genere. Qua fortunatamente non c'è più niente, qui stanno sbarcando truppe. Direi che ormai la Turchia, se tutto va bene, dovrebbe essere pronta al collasso. Qua li abbiamo conquistati. Gli ultimi territori che avevano stanno cercando un contrattacco disperato. Cazzo, quante ne hanno ancora lì? 8.000 addirittura. Non sarà per niente facile. Lì ne hanno ancora 8.000, solo che il problema è quello. Qui dovrebbero arrivare. Muoviti a. Qui. Una roba, tu vieni a cercare di conquistare questo territorio in qua e tu spostati anche, va. Tu dividiti in qualche corpo d'armata per cercare di espandere questa zona. Perfetto. Così se tutto va bene, qui non ci. Qui è il punto dove possono farci più male in realtà. Però se tutto va bene, le nostre armate dovrebbero riunirsi. Qui stanno marciando. Qui adesso si divideranno in due. Ok, qua si sono riuniti. Venite pure in quella direzione. Voi venite a sbarcare a Varna, dove temo potreste essere annientati, ma insomma, vediamo cosa si riesce a fare. Qua giù a sud abbiamo completato. Tu vieni su. Tu anche vieni a Marina. E unitevi. Li stanno arrivando. Perfetto. Convertiamo un po' di province, così spendiamo sti 615.000 soldi che abbiamo. Abbiamo convertito province costose, direi. Ah, 17.000. Oh cazzo, lì però non ce l'abbiamo fatta. Pensavo non ne avessero più. Addirittura lì si sono difesi. Ne hanno ancora tante di truppe, eh. La Turchia non era il secondo stato della mappa. Terzo stato della mappa, scusatemi, secondo. E ovviamente. Oh, qui dovrebbero arrivarne 4.000 tutti insieme. Quindi magari riesco a dividerli. E a fare dei danni. In realtà lì ce ne sono 6.000, 8.000. Quindi secondo me se non si sono divisi. Sì. C'è qualcuno che si sta tornando indietro da qua. No, no, no. Torna. No, ho sbagliato, porco cane. No, tu vieni verso Sivas, va. Meno male che da qua dovrebbero arrivarne un po' qui. Altrimenti diventerebbe una roba un po' complicata. Perfetto, voi avanzate. Qua stiamo avendo veramente perdite grosse, ma pazienza. Ci stanno quelle perdite. Ci stanno soprattutto perché loro sono obiettivamente forti, quindi non è che si possa fare diversamente. Allora, voi andate lì e voi. Venite qua. Perfetto. Quanto è tosta. Tu vieni qui e poi vediamo un attimino dove ci facciamo passare. Tu me ne mandi 2.000 indietro e gli altri 2.000 li mandi avanti. Qui dovremmo essere più o meno tutti a posto. Nulla. Riunisciti e vediamo un po' come va. Turno successivo. 3.000 hanno cercato. Oh, cazzo, lì ci hanno spazzati via. Quante ne hanno di truppe lì? Io sto anche facendo caos, ma l'unica cosa buona è che qua invece avanziamo e gli spaziamo via. Ne stanno ancora arrivando tante, di truppe. Ne stanno proprio ancora arrivando tante di truppe. Vabbè, vediamo un poco. Qui direi di andare verso nord. Utilizziamo queste per sfondare lì, metà. C'è un po' più di metà e l'altro un po' più di metà. Un po' meno di metà lo mandiamo lì. Tu vai su Istanbul. No, tu vai lì, va. Poi Istanbul la prendiamo dopo. Tu vai a prendere Kanakale.
o Caracale, non ho mai capito come si pronunci. Ci vorrebbe un turco madrelingua qua. Mi stanno arrivando tutte le truppe, tanto per ora non è così necessario. E voi continuate a fare caos qua da queste parti, mi sembra la cosa più furba alla fine. Cerchiamo di concentrare, di far riuscire quello sbarco, ma la vedo un po' grigia. Quanto male mi stanno facendo. Non ce l'hanno fatta, qui un po' più sì, è un po' meglio. 3046. Ok, ci siamo divisi. Annientati. Perfetto, la Turchia. Oh, l'unica merda è che qua non ho di nuovo truppe per andarle a fermare. Facciamo una roba, va. Reclutiamo con coscrizione un po' di truppe. Reclutiamo con coscrizione un po' di truppe e andiamo all'attacco. Qui. Perfetto. Tu vieni verso nord, casomai si riuscisse il colpo. Ci sta costando veramente una marea di truppe, sta roba. Però, oh, ragazzi, non c'era molte altre strade. Perfetto, questi li dividiamo in metà e la Turchia turca dovrebbe non esistere più tra poco, eh. Wow, vorrei veramente. Magari lo faccio un pelino più lungo oggi la puntata, ma. Tu vieni a liberare quelle. Tu rimani lì fermo. Direi che la cosa più furba da fare è rimanere fermo. Tu avanza verso nord. E tu anche vieni di dietro. Così magari andiamo a occuparci la Serbia turca e poi torniamo indietro. Con le altre che avanzano, insomma. Urca qua. Inizia a essere abbastanza tosto, eh. 13.000. Credo che abbiano concentrato praticamente quasi tutto quello che avevano in un punto solo. Bene, benissimo. Ok, almeno lì sotto abbiamo finito. Venitevi a riunire, così poi vi imbarchiamo e vi spedisco dove dovete andare. Cerchiamo di tagliargli un po' la strada, questi. Ce la facciamo? Guardate quante truppe mi hanno massacrato questi stronzi. Voi sbarcate lì, va? Così è un po' più sicuro. Mandamene 3.000 lì e gli altri 12.000 invece avanzano verso nord. Mandane 800 e 1000, tanto poi vi riunirete. Tu me ne mandi. Vabbè, un pochettino giusto per sbarrare la strada a questi che avanzano, perché insomma. Adesso fa un po' ridere la situazione. Secondo me, tanto qua non hanno più niente in addestramento. Secondo me dovrebbe andare abbastanza bene. Uniamo queste truppe e qui costruiamo un porto. Turno successivo 80. Ah, cazzo, lì si sono mossi da dove non speravo non andassero. Ok, la Turchia è stata conquistata. Anche Istanbul è caduta. Lì ci stiamo muovendo verso nord. Ok. Tu fammi un favore. Mandane metà lì. Tu rimani qua fermo. Riprendi l'avanzata verso nord per metà. L'altra metà me la mandi su Belgrado per fermare eventualmente quei 58. Tu ne mandi metà lì e metà li mandi su Nice. Anche lì per fermare quei 58. Che come al solito, se no, rischiamo veramente che succeda il finimondo. 9.000 e 6.000 li mandiamo lì. Anche a costo di vederli annientati, non mi importa. Ciò che mi importa è riuscire a riunire quelle truppe, ad annientare quei 10.000 che hanno ancora in mezzo alle scatole. Lì si stanno riunendo, lì si stanno riunendo, qui mandiamole tutte verso nord. Perfetto. Un milione ne ho. Oh mio Dio, un milione. Ah, è finito l'accordo con la Tanzania. Turno successivo.
Benissimo. Oh, benissimo. Credo che non esista praticamente più. L'esercito muore di fame. Dove? Ah, lì, cazzolina. Però vi abbiamo quasi raggiunti, ragazzi. Non disperate che vi abbiamo quasi raggiunti. State tranquilli che dovremmo aver risolto il problema. Tu vieni su Vidin. Ok. Perfetto. Tu vai all'incontro anche tu. Questi qua stanno avanzando sempre di più. Lì. Siamo a posto, qui dovrebbero riunirsi in qualche modo. Poi a questo punto vi imbarcherei quasi, vi lascerei quasi lì. Diplomazia. Dove sono i nostri amici della Tanzania? Gli mandiamo un altro ultimatum. Proviamo. Magari chiedendogli anche le isole. Proviamo a chiedergli l'annessione, va. Vai. Oppure sarà invaso. Ne abbiamo solo più 133.000, tra l'altro. Ne abbiamo veramente poche ancora. Oh, non abbiamo più provincia 1, finalmente. Sono tornati a convertire province un po' più furbe. Tregua con la Guinea Equatoriale. Modalità mappa politica. Torniamo a noi. Qua dovremmo aver già fatto tutto. Perfetto. Turno successivo. Ah, oh, 440. Finalmente è finita questa guerra con la Turchia. Capitolo è durato un po' più a lungo, ma pazienza. La Tanzania ha accettato. La Tanzania ha accettato. Quindi abbiamo connesso il sud e il nord dell'Africa. Siamo riusciti a fare quello che volevano fare gli inglesi, che non volevano fargli fare, cioè che hanno fatto gli inglesi, che non volevano fargli fare i francesi. Se l'abbiamo fatta. Vieni su Skopje. Secondo me qua non hanno più niente, eh. Secondo me ormai è una marcia. E nient'altro più che una marcia verso le ultime conquiste. Vediamo un po' qua su se hanno ancora qualcosa, ma secondo me no. Ma tu marcia anche qua, riunitevi, chi cazzo se ne frega. Perfetto. Turno successivo. Ah, dovevo convertire qualcuno, non ci ho pensato. Ah, la Turchia è spacciata. Convertiamo un po' di province, siamo al 64%. Oh, ci vogliono di nuovo bene gli Stati Uniti. Mi state iniziando a preoccuparvi, di noi, state iniziando a spaventarvi di noi. Perfetto, 1, 2 e 3. Lassù abbiamo completato tutto. Ora, modalità mappa, stabilità provincia, abbiamo già convertito. Ok. Ok. Ok, finita. 100% con la Turchia. Ora. Modalità mappa stabilità, sì, dammi. Fammi convertire un po' di roba, tanto per sprecare un po' di soldi. Passeremo nei prossimi turni a convertire, perché tanto dobbiamo finire quei soldi. Direi che il capitolo di oggi finisce qui. Facciamo pace con la Turchia, negoziazioni di pace. Dammi pure tutto. Posso chiederti tutto? Quanto mi costerebbe chiedere tutta la Turchia? Gli posso chiedere tutto, sì. Manda le richieste. Ah, pronti? Pronti? Turno successivo. L'impero coreano. Oramai. Si estende. In tutte le direzioni, guardate che bestia che siamo diventati con l'annessione della Turchia. Ah, bene, ci fermiamo qua. Andremo avanti la volta prossima nella nostra tentativo di conquistare il mondo, che ormai credo che sia assolutamente fattibile. La volta prossima credo che ci concentreremo o sull'Europa o minchia, l'Italia di nuovo nei casini, invasa dai Paesi Bassi. Che disastro! Ma adesso ti annettiamo noi, Italia, tranquilli. O l'Europa o finiremo l'Africa. Probabilmente entrambe le cose. Già esserci mangiati la Tanzania senza più necessità di dover fare delle guerre ci aiuta. E non poco. Bene. Alla prossima. Ciao ciao.